prime vigne nel 2002. 2002. Primo vino nel 2009. So, prima vigna 2002. Piantato dove? A Porrona. Sì, qui a Montalcino. Sì, so there was a bit of vineyards in Montecucco and some vineyards in Montalcino. Grazie ai parenti, no? No, grazie a una, sì, alla passione del mio nonno. Ok, so it's her grandfather who was a great appassionato. E quindi the first vineyards in 2002, the first wine was in 2009, insieme con Angela, con grazie Angela, esatto, grazie a Angela. Scopatone. Grazie e a poi, e poi hai incontrato, come mai, hai incontrato Antonio quando? 2003. Sulla strada? Sulla strada, 2003, prestissimo. So Loredana found Antonio come un gatto? No. Found him on the road? No. Come mai che hai incontrato Antonio? E perché Antonio, tu sei un farmer of Zafarano, which by the way is more expensive than Tartufo, diventato questo amore per le vigne, per come mai che... Ma io diciamo una tendenza a fare vino, a fare insomma a lavorare in vite, mi è sempre piaciuto. Sì, lavoro in campagna. Lavorare in campagna e quindi incontrando poi Loredana abbiamo sviluppato questo amore, questo insieme, l'abbiamo è nata e cresciuta con noi e ce la stiamo tirando avanti. Sì, diventa amati o diventato anche cresciuta anche Giada. Sì. Sì. Vino e figlia. Quindi tutti Giada, è cresciuto tutto. C'è anche la figlia Giada. Crescono insieme, sì, pari passo. E poi comunque la cosa, quindi la prima nata era 2009, come Scopatone 2009. E poi cosa è successo negli ultimi anni? What happened recently? Negli ultimi anni è successo, si è costruita la nuova cantina. Nel 2015, sì. La prima so 2015 annata. They built this new cantina. Here we are, la nuova cantina, sempre piccolissima, still small. Quante ettari ci sono adesso in totale? Adesso in totale sono 5, in produzione 3. So there's 3 hectares in production and there's another 2 hectares piantato in Montecucco piuttosto, sì. No? Montecucco. So Montecucco, quindi Montecucco fa piuttosto la IGT, no? Sangiovese, esatto. IGT. E poi i vigni qua e fa Brunello. Però quando si parla Brunello si parla del versante nord-ovest, no? Nord-ovest, so versante nord-west, northwest corner of la città, Montalcino, che è la terra di castagna, si dice, no? Sì, si dice così. È un terreno rosso, acido, roccioso, più roccioso, so stony. È un po' più, più fresco. Altitudine siamo 490. So about 490 meters above hectares, no? Hectare, no. Meters above sea level. So it's a cooler. It gives these wonderful, very, very pure, very pinoesque Brunelli, anche rosso. E quindi è stato this trasformato to the new cantina in 2015. È stato un bel... Però c'è sempre Angela, c'è sempre Scopatone. C'è sempre Scopatone. Le vigne sono più giù. Sono proprio bassi, sì. Piantati nel 1978. 4,20 di altitudine. Scopatone. Sì, quello di 4,10. So they've got the vineyards there. But la gamma rimane sempre Sangiovesi. It's a mix of the Sangiovese, a mix of Montecucco e Montalcino, poi c'è Rosso e in Brunello. Questo è Montalcino, chiaramente. E poi c'è Vinsanto. Per gli amici. Per gli amici c'è Vinsanto e ogni tanto c'è Zafarano. I have the luxury of tasting the Zafarano. Bon, ok, grazie ragazzi. Grazie a te. Complimenti. Grazie. Scopatone, grazie Loredana, Antonio. E veramente sì. Grazie a te. Gran lavoro. Bocca al lupo per buone cose per 2018. Grazie. Speriamo, grazie. Ciao ciao. Ciao ciao.